Un evento nuovo, un evento che probabilmente non si è mai visto nella città di Pagani, visto anche il gran numero di manifestazioni sportive che ci saranno il 5, il 6 e il 7 di giugno. Sì, siamo avvicinati a questa iniziativa grazie alla collaborazione con Alfonso Barolo e successivamente alla collaborazione del professore Giovanni Caso, esperto in materia. Ovviamente l'evento sportivo è una novità per l'associazione Coru che solitamente è abituata a muoversi anche su altri fronti. Vabbè, non è proprio una novità perché noi la prima iniziativa che abbiamo fatto è proprio un torneo calcistico, una manifestazione sportiva, ma con l'intento di farci conoscere, di creare collaborazione con altre realtà associative del nostro territorio. Infatti, abbiamo, grazie a questa manifestazione, ci siamo avvicinati ad associazioni come il Forum dei Giovani di Sant'Egidio e abbiamo collaborato per altre iniziative. Ora la festa dello sport, diciamo, è solo una nuova manifestazione per Pagani di 3 giorni, ma prossimamente ci sarà la seconda iniziativa, il secondo torneo dell'associazione Coru con nuove squadre, nuove realtà che coinvolgerà un po' tutta la conoscenza sarnese, forum, associazioni sportive, associazioni cattoliche, associazioni culturali come la nostra. Altri programmi per il futuro, al di là dell'ambito sportivo? Altri programmi per il futuro, sicuramente continueremo ad agire sul sociale e sul culturale. Programmi prossimamente abbiamo la festa dello sport, il secondo torneo, ma ci sarà sicuramente anche un talent cabarettistico per cercare di coinvolgere altri ragazzi, di creare attività, diciamo, per pagani non nuove, però per divertire la gente, per creare aggregazione.